Il lavoro dell'Unione degli Universitari insieme alla CGIL è sempre prezioso, abbiamo una collaborazione costante anche in fase di analisi dei provvedimenti di questo governo, provvedimenti in cui è purtroppo scomparso il diritto allo studio e proprio anche dall'analisi fatta oggi si capisce che c'è un grave problema relativo al fatto che lo studio non è più un ascensore sociale e quindi in pratica dimmi dove nasci, dimmi in quale famiglia nasci e ti dico che destino avrai. Non possiamo permettere questo, non possiamo permettere che ci sia una società che non dia libero accesso all'istruzione. E i dati presentati oggi erano focalizzati su questo, su come purtroppo per alcuni c'è la necessità di lavorare per poter portare avanti gli studi, mentre per altri assolutamente no. E quindi ben vengano questi momenti in cui si evidenziano questi problemi. Da parte del Movimento 5 Stelle c'è sempre stato l'appoggio a portare avanti tutte le iniziative possibili per garantire il sacrosanto diritto allo studio che è costantemente minato. E appunto quali potrebbero essere delle proposte, diciamo, anche da parte del Movimento 5 Stelle, proposte di legge? Proposte già ci sono state, noi siamo partiti proprio dalla scuola perché l'anno scolastico si è avviato con un grave problema per le famiglie non solo più povere ma anche il ceto medio, vista l'inflazione ormai a livelli stellari, da parte del Movimento 5 Stelle c'è stata la presentazione di una proposta di legge su una dote educativa. Abbiamo più volte presentato emendamenti per superare un problema tutto italiano che è quello degli edoni non beneficiari alle borse di studio, così siamo più volte intervenuti per fare in modo che non siano sprecati le ingenti risorse del PNRR per gli alloggi universitari e garantire il diritto allo studio anche a chi deve andare fuori casa. La nostra azione è costante e continuerà ad esserci.